Ben ritrovati ragazzi per questo nuovo tutorial sulla piattaforma Cakewalk by BandLab. Dopo aver affrontato la parte dedicata all'installazione, citato alcune caratteristiche generali, nonché approfondito quelli che sono i plugin relativi all'audio all'interno del Pro Channel, ora affronteremo il tema del MIDI. Per poter gestire al meglio il MIDI, abbiamo la necessità di una periferica che trasmetta dei segnali. Solitamente tutte le schede audio hanno dei connettori MIDI sulla parte posteriore, in cui è possibile, ad esempio, inserire dei connettori DIN. Possiamo comunque utilizzare anche dei semplici controller per poter comandare o pilotare via MIDI il nostro sequencer, magari dotati semplicemente di una porta USB da connettere nella parte posteriore del nostro PC. Oggi vedremo nel dettaglio come configurare una periferica che sia MIDI DIN oppure USB attraverso il pannello delle impostazioni e come procedere con i primi passi per la registrazione delle nostre tracce. Abbiamo davanti a noi una schermata completamente vuota, un progetto basic in cui non vi è aperta nessun tipo di traccia. Per aprire una traccia MIDI, Ctrl+Shift+T. Prima di procedere con l'assegnazione dei canali MIDI, andiamo nel pannello proprietà e configuriamo, se non lo abbiamo già fatto o se non si sono configurati in automatico, i parametri per poter utilizzare la nostra periferica MIDI. Ok, premiamo P e rechiamoci direttamente sulle periferiche MIDI. Come potete notare abbiamo due dispositivi. Il primo è un dispositivo, cioè una scheda audio dotata di ingressi DIN MIDI. Il secondo è un controller, semplicemente dotato di una presa USB connessa sul lato posteriore della nostra macchina. Le selezioniamo entrambe. Mentre il secondo è un controller e sarà connesso al nostro PC via USB, per quanto riguarda invece la prima periferica, è dotata di cavi DIN, quindi dovremo connettere classici cavi MIDI presa DIN in-out, ad esempio alla nostra workstation esterna, un campionatore, una tastiera polifonica ad esempio. Andiamo su registrazione e riproduzione. Selezioniamo quelle che sono tutte le note che dovranno essere acquisite dal nostro sistema MIDI. Le note, l'aftertouch del tasto, i controller, gli eventi di patch, l'aftertouch del canale, il pitch wheel, sistema esclusivo se si tratta ad esempio di workstation esterne. Sugli strumenti vediamo le 16 porte MIDI del nostro controller più le 16 porte MIDI della nostra scheda audio. Spostandoci sulla scheda superfici di controllo invece possiamo inserire una superficie di controllo esterna. Possiamo selezionare tra una superficie di controllo MIDI o una superficie di controllo che sfrutta il protocollo Makey Control. Questo tema lo affronteremo in un secondo momento. Per ora è prematuro parlare di superfici di controllo, per cui ci limitiamo ora semplicemente a capire come utilizzare una periferica esterna e come poter pilotare il nostro MIDI all'interno di Cakewalk. Torniamo alle nostre periferiche quindi e le selezioniamo. Se volete cambiare i nomi alle vostre periferiche potete spuntare Usa nomi comuni per le unità. Spuntando questa scheda avrete la possibilità, se volete, di personalizzare i nomi. Se invece volete essere avvisati dell'assenza di un'unità MIDI, perché ad esempio quando lanciate Cakewalk non vi è ancora nessuna unità MIDI connessa, potete flaggare avvisa sull'assenza di unità MIDI. Bene, direi che le impostazioni sono state flaggate. Facciamo applica. Andiamo a chiudere la nostra scheda. Bene, anche per questo tutorial è tutto, vi ringrazio per averci seguito, mettete un like se vi è piaciuto, condividete, attivate la campanellina e alla prossima!